con Claudio Trapanese, vicepresidente del Follonica Cavorano, al termine di Follonica Cavorano Sporting Trestina, terminata 3-0. Allora Claudio, io ti chiederei intanto soprattutto la cosa forse più bella della giornata, che sì, la vittoria, ma anche il rientro in campo di Masini, perché 7 mesi insomma di infortunio, 7 mesi dal suo infortunio contro la Varesina, è bello riabbracciare insomma uno dei nostri ragazzi. Sicuramente sì, ho visto rientro veramente con soddisfazione, perché da marzo dell'anno scorso non aveva più giocato, era pronto per rientrare, ha subito un altro infortunio, quindi il ragazzo era andato un pochino in difficoltà, ma più che altro mentalmente. È rientrato bene, quindi per noi è un rientro importante. Ricordiamoci che è un 2005, quindi è una quota importante per la squadra. E a proposito di quote, l'ingresso in campo di Pimpinelli, classe 2008, che ricordiamo è stato convocato anche in rappresentativa, questo è la gioventù che avanza del Follonica Cavorrano. Direi un debutto importante per un 2008. Ricordiamo di Scarlino. Sì, come stavo detto anche durante la partita di Scarlino, questo quindi ci riempie di soddisfazioni, e speriamo che abbia la possibilità in prossimo futuro di fare qualcosa di più. Allora, abbiamo parlato dei ragazzi, parliamo invece del gruppo. 3 vittorie consecutive, oggi che partita abbiamo visto? Una partita, questa la temevamo, perché purtroppo anche l'anno precedente, quando poi siamo andati, mi ricordo di giocare sempre di mercoledì infrasettimanale con le squadre diciamo con la classifica medio-bassa, siamo sempre andati in difficoltà. Quest'anno invece abbiamo fatto una partita importante, questo grazie a un attacco veramente importante che è stato sorretto da tutta la squadra. Poi con soddisfazione abbiamo assistito alla doppietta di Pino, io purtroppo lo chiamo Pinaccio, ma questo lui lo sa e gli chiedo scusa, e poi la terza rete di Cerneso, che direi quest'anno è qualcosa in più rispetto all'anno precedente, perché su quella fascia fa impazzire tanti difensori. Fa impazzire anche noi, perché ce lo godiamo. Certo. Allora, quello che voglio chiederti, allora, sinceramente abbiamo analizzato appunto la partita con l'allenatore del Trestina, questa era una squadra che ci aveva sempre messo in difficoltà, lo abbiamo negli anni passati, lo abbiamo detto anche col mister, oggi non è stato così, e è stato così anche perché i nostri ragazzi, anche gli attaccanti, hanno fatto vedere un atteggiamento sempre di grinta, di rientro magari anche sugli offensivi avversari, rientrando e cercando di recuperare i palloni anche quando si perdevano sulla tre quarti. Ma diciamo che gli attaccanti hanno fatto un lavoro importante, perché oggi faccio un applauso ad Andrea Zini, che purtroppo ancora non riesce a far gol, si vede che ci prova in tutti i modi, però ha fatto una partita importante, perché comunque ha sempre supportato diciamo anche il centrocampo e la difesa, perché è sempre rientrato prontamente e quindi ha fatto una buona fase difensiva, che magari qualche altra volta ha potuto diciamo essere un pochino più in difficoltà, però diciamo siamo sorretti, stiamo da un buon centrocampo, diciamo, l'ingresso di Marino, un nuovo arrivato dell'ultimo momento, secondo me è un ingresso importante, perché dà equilibrio e insieme al nostro capitano ci fanno stare sereni e tranquilli. La difesa ha retto molto bene, anche se sono stati bravi certe volte a mettere in fuorigioco gli avversari, come è successo anche sabato passato tenendo la linea alta. Dai. E attenzione alta anche nella prossima trasferta contro l'Ostia Mare. Andiamo a Ostia, è una partita difficile perché giochiamo sul sintetico. Ostia è una buona squadra, anche se i risultati tante volte no, questo non ce lo dicono, perché vanno a fase alterna. Comunque è una squadra importante, giochiamo in un campo ostico, appunto perché siamo Ostia, e dovremmo giocare a porte chiuse, ma così non è, lo sappiamo, perché l'abbiamo visto anche negli anni precedenti, c'è sempre un buon pubblico. Andiamo con fiducia, contanto di proseguire la nostra striscia di vittorie. E ce lo auguriamo. Grazie mille a Claudio Trapanese. Buonasera a tutti.